Il suffragio di questo sospetto c'è inoltre da considerare come questo movimento abbia preso avvio negli Stati Uniti sotto l'influenza devastante della gestione manageriale dell'assistenza sanitaria. Allora, la questione è se stiamo parlando veramente di qualità della cura o se piuttosto non si stia parlando degli interessi economici di terzi paganti, quali assicurazioni, enti assistenziali, istituzioni sanitarie. Se non si stia quindi piuttosto facendo una pesatura del disagio psichico sulla brutale bilancia del criterio economico. Lo psicanalista Rolf Sander, in un articolo sulla durata del trattamento e sugli effetti della psicoterapia psicoanalitica a lungo termine, riesce a smontare clamorosamente la tesi di una ricerca che negli anni precedenti era stata alla base delle politiche sanitarie in alcuni paesi scandinavi e in Germania. Politiche che con lo slogan "fatela breve" sconsigliavano i pazienti ad intraprendere trattamenti.